sta continuando il grande, grandissimo affetto di persone nei confronti di questo negozio, punto di riferimento per gli amanti della musica per mezzo secolo in città. Sì, è la cosa che ci ha colpito assolutamente di più è l'affetto incredibile della nostra famiglia grande di clienti, che è diventata una famiglia negli anni, ma veramente non immaginavamo un assalto di questo genere. È l'affetto, sono i ricordi a spingere in questo iconico negozio di Padova, tempio dei dischi, dei CD, dove tutto profuma di musica, arte e vinile, a spingere molti ad addentrarsi tra gli scaffali alla ricerca di qualcosa. Abito a Venezia o di Ferrara? Sono qua a fare un giro. Ecco. Ma lei ha dei ricordi in questo negozio? Sì, quando abitavo a Padova venivo spesso. Quindi ho dei bei ricordi, ecco. È un pezzo di storia di Padova, di storia della musica di Padova, e ci sono tanti altri negozi di musica di Padova, è vero, non ne stanno parlando in questi giorni, però come questo l'atmosfera, la magia che c'è qui mancherà tanto. L'angolo di via Vescovado è il 23 dischi, la sua chiusura a fine mese sarà un colpo al cuore per la città. Noi abbiamo deciso proprio di... abbiamo voluto, è nato con noi, muore con noi, con me e mio socio, piuttosto che vada poi alla fine. È difficile, triste da un lato, però l'età è quella che è. Meglio chiudere col botto alla grande, piuttosto che... quindi siamo contenti da un lato. Però è triste, chiaramente è triste. Non l'unica serranda abbassata, destinata ad abbassarsi in questa piazza del centro storico, campeggiano i cartelli affittasi sullo spazio un tempo occupato da un istituto di credito. Il 15 luglio chiuderà anche questo negozio di abbigliamento per bambini, con le proprietarie indaffarate in questo sabato che ci congedano, spiegandoci che il costo degli affitti e la difficoltà per i clienti di raggiungere il centro le ha spinte a prendere una sofferta decisione.